Buonasera. Allora, siamo qui, è passato un anno, quando Book City del 2022 abbiamo presentato, sempre con due grandi protagonisti, Luigi Ferrarella, ma soprattutto Gerardo Colombo è autore, sulla storia della P2, lo Stato parallelo. È stato un podcast ideato e prodotto da Prefessa Comunicazione sulla piattaforma di Rai Presound, ha avuto un grande successo, è stato tra i podcast più ascoltati della storia di Rai Play Sound. E allora abbiamo ripreso a lavorare con Gerardo e tutta la squadra, redazione di Frame, con Veronica Scazzoso, Silvia Di Pietro, la redazione di Federica Ciminiello, per produrre un nuovo podcast. 30 anni dopo, possiamo dire 21, la partenza circa di Mario Chiesa, e adesso lo vedremo, che Gerardo Colombo, autore, voce e protagonista, ne parlerà stasera con Luigi Ferrarella. Anche questo a partire da domani mattina sul sito di framecultura.it per la piattaforma di Rai Play Sound. Io vi ringrazio tutti, Radio Popolare Dreams che ci ospita e tutti voi che siete venuti qui ad ascoltare questi protagonisti. Comincerei, dando poi la parola a Gerardo Colombo e Luigi Ferrarella, ad ascoltare un primo breve audio sulla nascita della storia di Mani Pulite e con i suoi protagonisti. Grazie per la regia. È una di quelle storie che tutti sanno e la conoscono da anni, ma finché qualcuno non si decide a parlare, gli inquirenti hanno, come si suol dire, le mani legate. Arrestato a Milano l'ingegner Mario Chiesa, presidente di un'ente comunale di assistenza agli anziani. L'accusa è di concussione. L'ente gestisce un notevole patrimonio finanziario. In questa vicenda, purtroppo, una delle vittime sono proprio io. Mi preoccupo di creare le condizioni perché il paese abbia un governo che affronti gli anni difficili che abbiamo davanti, e mi trovo un mariuolo che getta un'ombra su tutta l'immagine di un partito che a Milano in 50 anni, né l'amministrazione del Comune di Milano, né l'amministrazione degli enti cittadini, non in 5 anni, in 50 non ha mai avuto un amministratore condannato per reati gravi commessi contro la pubblica amministrazione. Lei è al corrente se il suo partito, il Partito Socialista Italiano, negli anni abbia mai ricevuto denaro dalle imprese in modo difforme dalla legge sul finanziamento dei partiti? Io sono sempre stato al corrente della natura non regolare dei finanziamenti ai partiti e al mio partito. L'ho cominciato a capire quando portavo i pantaloni alla Zuava. Da decenni il sistema politico aveva una parte, non tutto, una parte del suo finanziamento che era un finanziamento, diciamo, di natura irregolare o illegale. E non lo vedeva solo chi non lo voleva vedere. E non ne era consapevole solo chi girava la testa dall'altra parte. Colombo, indietro! Non tornate indietro! La giustizia non si... Le seguiremo da vicino queste inchieste, nelle puntate del podcast, anche con qualche retroscena. Ma come siamo arrivati a quel punto? Perché, vedete, qualcuno, prima di quel fatidico 1992, ci ha provato ad aprire i cassetti del potere, quando però era impossibile guardarci dentro. Allora, Gerardo. Cioè, e fammi una domanda. Abbiamo cominciato un po' per mettere insieme la prima dichiarazione di Craxi, in 50 anni nessuno ha mai rubato nulla, con il fatto che lui, da quando portava i calzoni alla Zuava, sapeva che si rubava e si dividevano le tangenti. Che effetto ti faceva, no, ascoltare queste cose, soprattutto nell'ambito delle indagini, che poi c'è passato un po' di tempo tra la prima dichiarazione, quella quasi immediata, è passato un mese forse neanche,
da quando era stato arrestato Mario Chiesa, alle dichiarazioni di Craxi, un mariolo, 50 anni di amministrazione di questa società, mai è successo niente. A quando invece Craxi davanti a Di Pietro ha raccontato del finanziamento illecito, cosa che peraltro aveva già fatto in Parlamento qualche anno prima, insomma un pochino prima, quando nessuno si è alzato a dire che non era vero. Perché che avete sentito sostanzialmente. Lì c'è questo equivoco sul quale si potrebbe anche giocare. Dice quello è un mariolo perché i soldi li teneva per sé, invece il finanziamento illecito ai partiti era qualche cosa e serviva a finanziare i partiti, però sì, era illecito, ma era illecito per modo di dire, soltanto perché c'era una legge che lo vietava. Soltanto che c'è un piccolo particolare, che il finanziamento ai partiti era lecito soltanto se lo si fosse manifestato. Cioè era illecito il finanziamento occulto. Perché era occulto? Se era possibile finanziare un partito alla luce del sole, in modo trasparente, e invece si ricorreva a delle vie occulte, beh, qualche ragione ci sarà stata. Ecco, e con Mani Pulite un po' di queste ragioni sono emerse. Non so, nel podcast non mi ricordo più, c'è per esempio un accenno al fatto che si aprissero le buste. Sapete come vanno gli appalti, no? Cioè non come vanno alla fine, come vanno come procedura. Amica tutti, dai, cioè. E come procedura c'è molto spesso vince l'appalto chi fa l'offerta, allora poi soprattutto chi faceva l'offerta economica più conveniente. E cosa succedeva? Succedeva che arrivavano le buste chiuse, sigillate, che contenevano l'offerta di ogni impresa, e succedeva che magari si prendeva una pentola, la si metteva su fornello a gas, si accendeva il fuoco, si aspettava che l'acqua bollisse, e quando bolliva si faceva passare la busta sopra il vapore in modo che la colla perdeva consistenza, si apriva la busta, si vedeva l'offerta delle varie imprese, si richiudeva la busta in modo che sembrasse tutto regolare e si comunicava l'offerta migliore a chi doveva vincere, il quale faceva un'offerta inferiore di 0,01 che bastava per vincere. E in cambio di cosa? Gli veniva data questa notizia. E in cambio della cosiddetta tangente, in cambio di soldi. E allora gli appalti venivano vinti non da chi aveva le caratteristiche per poter vincere, ma da chi pagava la tangente. Allora, questo equivoco su cui si può giocare, ma tanto il finanziamento illecito, cosa volete che fosse, no? E lo si risolve in questo modo, andando a vederci dentro. Per cui non si può dire, come credo che in tanti abbiano fatto, in tanti facciano ancora, ma si tratta di due cose diverse. No, non si tratta di due cose diverse. E le tangenti che riceveva Chiesa le riceveva nello stesso preciso, identico modo in cui le ricevevano i segretari amministrativi di partito. Basta con questo. No, io volevo chiedere a Luigi Ferrarella, fin da allora giovanissimo, cominciato a fare le inchieste, i servizi su quel periodo, quei fatti, come hai vissuto allora, no, questa ricostruzione, questa analisi nei tuoi articoli e poi diciamo che esito ne dai rispetto a quello che avevi visto allora? Buonasera, a me questo pezzo col quale abbiamo iniziato il pomeriggio ha suggerito un'altra riflessione, ma proprio super attuale, perché l'altro ieri, giorno dopo in cui il Consiglio dei Ministri ha licenziato un disegno di legge, diciamo rubricato come ennesimo pacchetto sicurezza, un quotidiano di area centrodestra, che quindi è, diciamo, adesivo alle tesi del governo, ha fatto un titolo cubitale in prima pagina
l'ora legale. E mi ha fatto sorridere perché mi ha fatto venire in mente, non so quanto consapevolmente i colleghi l'abbiano fatto, non si siano ricordati, proprio in epoca coeva da quello che abbiamo sentito oggi, il famoso titolo di un supplemento satirico di un quotidiano che invece naturalmente era per l'opposizione, scatta l'ora legale, panico tra i socialisti, no? Perché mi ha fatto venire in mente questa cosa? Perché mentre all'epoca l'attenzione sulla quale quel titolo voleva concentrarla era appunto l'emergere dell'emergenza Tangenti, l'altro ieri invece quel titolo lì, consapevole o meno che fosse il richiamo, voleva additare che l'emergenza è tutt'altra, sono le borseggiatrici in metropolitana, sono quelli che spintonano i poliziotti, sono i detenuti che rispondono male agli agenti. Allora volevo chiedere a Gherardo questo, cioè non è questa la fotografia di una verità, non so se amara o non amara, ma che in questo momento mi sembra verità assoluta, cioè che comunque l'anticorruzione è passata di moda. È passata di moda perché noi tutti, la gente, la popolazione, sembra avere in cima le proprie agende, quelle sulle quali poi la politica fa a propria volta le proprie agende per venire incontro prima nei sondaggi e poi nelle votazioni vere, ha messo in cima le proprie agende apparenti altre preoccupazioni di ordine legalitario. Sì, ma io direi che comunque la politica, mettendola molto tra virgolette, no? Perché è molto, cioè, è fin troppo generalista questo termine, no? Non è che abbia mai sollecitato l'interesse dei cittadini sul tema della corruzione. No, salvo quando si è trattato anche lì di fare una specie di promozione delle misure che si impongono, dell'aumento delle pene. Perché c'è stato un periodo brevissimo. Per esempio ci sono stati anni nei quali magari era per far finta, però per esempio la stagione in cui è stata varata la legge Severino con quello che portava dietro anche di cose relative ai momenti della prevenzione prima ancora che della repressione, la rappresentazione esterna per esempio della prima fase dell'autorità nazionale anticorruzione, poi si può discutere sull'efficacia o meno, ma almeno la rappresentazione esterna era di grande attenzione. Ci sono stati movimenti politici che sono nati da zero, apparentemente rifacendosi a onestà. Quindi dal punto di vista almeno a parole c'è stato. Adesso invece a parole non si ha timore, anzi si mietono probabilmente i voti dicendo il contrario. Ma perché secondo, cioè non lo so, perché è un'analisi difficile questa. Io credo che esistano dei problemi veramente molto 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 seri che riguardano le persone in generale. La povertà è estremamente diffusa oggi, dei problemi che vanno risolti attraverso delle risposte di carattere economico. Non è che per rispondere alla mancanza di soldi puoi dire guardate che siamo corrotti. Non è che neanche puoi dire, c'è una linea a mio parere, che è una linea molto, così, sotto il profilo dell'emergenza economica, è una linea molto, direi, molto poco coerente alla fine, o di una coerenza opposta a quel che dici tu, no? Perché è in linea con il mettere da parte la corruzione, magari chiamare le imposte pizzo di Stato. Allora, a me sembra che si voglia, però non lo so, potrei sbagliarmi, no? Che l'interesse della cittadinanza sia distorto da altri argomenti che al momento fanno molta, fanno cassa, si direbbe in termini proprio. Nel senso che danno delle risposte sotto profilo elettorale molto, molto elevate, nascondendo dall'altra parte il fatto che oggettivamente i soldi ce ne sono pochi, le cose
è difficile riuscire a farle, anche perché non si vanno a prendere dove si dovrebbero prendere. Allora, secondo me, voi pensate, non so se lo sapete, perché siete tutte persone che si informano, ma in Italia il numero degli omicidi sta calando da chissà quanti anni, io credo che comincerà a aumentare per effetto di qualche cosa che prescinde un pochino dalla gestione politica che si è, no, ma neanche. Cioè, secondo me è stato soprattutto il Covid che ha influito negativamente sui rapporti tra persona e persona, perché li ha allentati talmente tanto che è diventato difficile, quando si è ripreso a vivere insieme, è diventato difficile riuscire ad avere relazioni positive, perché non ci si riconosceva più. Credo che tantissimi ragazzi oggi siano in crisi ma soprattutto per quello. Insomma, è cambiato un po' il mondo delle relazioni. No? E in questo contesto, e poi il rancore, la violenza, eccetera, tendono ad affermarsi. Però comunque siamo ancora tra i paesi più sicuri d'Europa. Io quando sento chi dice che a Milano non si può vivere perché è una città troppo pericolosa, insomma, cioè io francamente mi stupisco, vivo qui, non sono un baldo giovane che quando mi incontra qualcuno ha paura, dice questo mi mena. Non mi succede, adesso questa sera ci sarà qualcuno. Sì, no, perché succede sempre così, è una delle leggi di Murphy. Mai dire certe cose perché poi si verificano. Però su che cosa si insiste? E si insiste in questo modo, perché secondo me c'è da rispondere a questo aumento di violenza degli ultimi tempi, che è però una violenza molto qualificata secondo me. È la violenza dei giovani che hanno ancora nei confronti della società nel suo complesso, la violenza dei maschi nei confronti delle femmine e così via, che dovrebbe essere affrontata attraverso una ricerca della cura. Noi invece, cos'è noi? Ma dico noi, perché poi insomma si fanno i sondaggi e si vede, no? A che cosa risponde la cittadinanza. Ci piace, ma ci piace tanto, tanto, tanto rispondere al male con il male. E fare di chi ha commesso, di chi ha agito il male nei confronti dell'altra persona, una specie di mostro. E non è così che riusciamo a uscire. E secondo me questo aver dimenticato la corruzione dipende dal fatto che oggi paga comunque molto, molto, e poi ancora molto di più, questo livello, che è il livello del nemico. Poi il nemico è anche corrotto, se vogliamo, no? Però questo ti così muove molto, molto di più le emozioni rispetto a... Capisci? E d'altra parte, insomma, non è che adesso ci sia... Quando è che è venuta fuori veramente, no? Questa... attenzione nei confronti della corruzione, alla fine ci è voluto Mani Pulite perché diventasse quel che era. Già da prima, insomma, non è che fosse simpatica, e è venuta fuori da allora, e ci è voluto, insomma, ci è voluta una dimostrazione che occuparsi del tema poteva avere qualche effetto. Io credo che adesso, visto che è tutto silente, sembra che bisogna andare a prendere i giornali regionali, i giornali locali, per andare a vedere qual è il livello della corruzione in Italia. Perché sulla stampa quotidiana, ma neanche periodica, si legge tanto di questo. Però onestamente si legge poco perché c'è poco come indagini. Allora la domanda è... C'è poco come indagini, perché si è verificata la profezia di Davigo, no? Che diceva che voi con le vostre indagini avreste finito per svolgere una funzione darwiniana e quindi migliorare
la specie dei corruttori, e quindi sono diventati più bravi a fare le cose che facevano prima, oppure voi siete diventati meno bravi a perseguirle, oppure ci sono meccanismi più profondi alla base di questa assenza apparente di indagini, non dico di livello pari alle vostre, ma insomma di cose serie che non siano briciole quotidiane che possono capitare. Scusa, io continuo a insistere nel pensare che le indagini si sono così dissolte e i processi sono finiti male, perché a un certo punto siamo arrivati alla corruzione del cittadino comune. Fin tanto che noi scoprivamo la corruzione del deputato, del senatore, del sindaco di una città grande come Milano, del ministro, del parlamentare, eccetera, tutti lì a dargli addosso, no? Poi va avanti, le indagini vanno avanti e scopriamo il l'ispettore del lavoro che in cambio di pochi soldi non si accorge che nel cantiere mancano le cinture di sicurezza, e il vigile urbano che fa la spesa gratis e in cambio non controlla la bilancia del salumiere, e l'infermiere che per 200.000 lire, sono 200.000 lire, quanti euro sono? 50 euro. 100 euro, sì, 100 euro. Segnala che in ospedale è morta una persona, la tale impresa di pompe funebri, che così quelli arrivano prima di tutti gli altri a prendersi il funerale, eccetera. Allora lì l'interesse verso il contenimento della corruzione cala progressivamente, finiscono le indagini, i processi vanno come vanno e così via. Poi il resto, secondo me, è tutta la legge Severino. Che cosa fa la legge Severino? La cosa importante che avrebbe fatto? No, prima di tutto è il responsabile della corruzione. Perché poi gli altri sono tutti decreti legge fatti in base a decreti legislativi, non decreti legge. O l'uno maschio, a seconda dei. E cos'è che fa? Stabilisce che ogni ente pubblico deve avere responsabile anticorruzione. Il quale cosa fa? Si addossa sostanzialmente la responsabilità della corruzione a chiunque venga corrotto, capirai. Cioè fa il capo espiatorio, punto, basta. In realtà non si vede neanche questo. Cioè, secondo me è possibile che ci sia un altro tipo di ragione che ha a che fare con la modifica dei meccanismi con i quali avete a che fare voi. Cioè voi lavoravate in una situazione di lotta di classe, o se vuoi, tra un ceto politico e un ceto imprenditoriale. Il ceto imprenditoriale si piegava alla fine per averne vantaggi in alcuni casi dove era più corruzione, per esserne un po' quasi costretto quando ritrovato ci fosse concussione, però c'era, diciamo, un pseudo conflitto tra le due parti. Oggi questa, per scherzare, questa lotta di classe tra ceti, diciamo, produttivi, latamente intesi, e politica, mi sembra superata dal fatto che il decisore politico ormai non è neanche più catturato, come a volte può succedere in alcuni paesi dove ci sono lobby particolarmente aggressive che appunto catturano il regolatore, ma è quasi inglobato da portatori di interesse che diventano essi stessi facitori delle regole. Pensate a quello che sta succedendo con le varie commissioni che stanno dando corpo al PNR. Dove, se voi vedete, l'estrazione delle persone chiamate dall'esterno nelle amministrazioni pubbliche sono quasi tutte persone che provengono da proprio quei grossi giocatori economici che poi troveranno un riverbero nei loro affari dal tipo di regolazione che verrà adottata all'interno della cornice PNR. Pensate allo stesso modo a tutto il fatto che quanto più le amministrazioni pubbliche ricorrono per i propri staff dirigenziali, non più all'interno, ma a grandi società di consulenze. È uscito da poco un libro della professoressa Mazzuccato che è molto istruttivo su questo.
Quindi mi verrebbe da dire, oggi non hanno più bisogno di pagare una tangente esponendosi al rischio che 30 anni fa era di incocciare il dottor Colombo, perché in fondo quel tipo di beneficio viene ottenuto a monte in una maniera che formalmente è impeccabile. No, su questo posso convenire. Secondo me però non è che esistesse allora un conflitto di classe tra la politica e l'imprenditoria, il mondo politico e il mondo economico. Potevano esistere dei piccoli conflitti in ordine al quantum, ma non in ordine alla Anna. Cioè, a proposito del sé, era ovvio che la relazione fosse quella. No? E noi stiamo parlando soltanto dell'aspetto relativo agli appalti, perché poi abbiamo scoperto la corruzione nella Guardia di Finanza, la corruzione nella magistratura e così via. Ma per quel che riguarda gli appalti, beh, insomma, l'accordo esisteva comunque. E se c'era da discutere era appunto sull'importo. E all'interno dei partiti c'era da discutere sulla distribuzione, perché si litigava all'interno dei partiti, per esempio sul fatto se la tangente dovesse andare la sede locale piuttosto che non la sede nazionale e così via. Ecco, però era una consuetudine veramente inveterata, perché se vai indietro degli anni 70 lo scandalo dei petroli e così via, insomma, a me è successo di investigare sui fondi neri di due società dell'IRI, saliamo ancora i primi accantonamenti sono della fine degli anni 60, forse anche prima. Era assolutamente una consuetudine, però non c'era l'identità dei protagonisti. E io credo che questo sia arrivato più o meno a cominciare dalla metà degli anni 90, no? Che si sia progressivamente perso proprio il senso, si è perso il significato dei partiti politici, che adesso oggettivamente non esistono. Adesso c'è una persona che rappresenta, non si sa bene quale, che rappresenta un programma, diciamo così. E poi tutto il resto è funzionale a quel che fa quella persona, che è esattamente l'opposto di prima, perché prima le persone che esercitavano attività politica erano espressione di chi ci stava dietro, e cioè della cittadinanza e quantomeno dei quadri intermedi. Invece adesso non è più così. E mentre prima non esisteva se non minimamente coincidenza, così posso fare una parentesi, io sto leggendo un testo, quasi finito di leggere un testo, sulle 21 donne che hanno contribuito a scrivere la Costituzione. Voi sapete che la Costituzione è stata scritta da 535 maschi e 21 femmine. Lì sarebbe interessante andare a vedere quante erano le candidate femmine e quante erano i candidati maschi, per riuscire a stabilire anche una relazione, perché fossero state più o meno in parità, allora dipendeva dall'elettorato, non dalle scelte. Ma se leggi la loro biografia, quella breve, perché è un libro, quindi su 21 brevi biografie, caspita, vedi una differenza abissale tra allora e oggi. L'interesse fortissimo, ma veramente fortissimo, nei confronti della comunità, che adesso, secondo me, vedi almeno io, uno stile di vita coerente con l'interesse nei confronti dell'altro. Insomma, è cambiato molto, molto, moltissimo. Al punto che, secondo me, non si riesce, almeno io non riesco neanche a fare un paragone. Sono dei mondi completamente, ma proprio completamente diversi, in cui senza che cambiasse, perché entreremo nella Seconda Repubblica quando sarà vigente
la riforma sul premierato. Adesso noi di leggi non ne abbiamo cambiate che riguardano la struttura dello Stato da prima a dopo Mani Pulite. Nella materia di cui ti stai occupando adesso, cioè in parte forse la riforma Bassanini può aver avuto in questo doppio decentramento, come dire, della capacità e della decisionalità di spesa è stata portata, diciamo, più vicina al territorio e si è combinata col decentramento, l'esplosione dei partiti e quindi il decentramento in piccoli comitati locali che a quel punto avevano la possibilità di incidere sulla spesa e che entro certi limiti contavano spesso più di un ministro. Sì, no, certo, che però non è un cambiamento che riguarda poi la struttura dello Stato. Ecco, dicevo che invece non è successo quello, non è successo che sia cambiata la struttura dello Stato, ma è cambiato moltissimo il modo di essere della società nel suo complesso. Andando secondo me verso un modello che è comunque il modello sostanzialmente gerarchico, mentre prima esisteva un'impronta democratica abbastanza visibile, no? Adesso invece il modello della politica è molto gerarchico, c'è chi sta sopra in alto e che comanda e tutti gli altri che sono al servizio di chi comanda. Si rovescia il sistema. È giusto passare da un presidente del Consiglio dei Ministri eletto, cioè da un presidente del Consiglio dei Ministri, scusate, nominato dal Presidente della Repubblica a un Consiglio eletto, a un presidente eletto, cambia moltissimo i rapporti all'interno del Consiglio dei Ministri. Perché adesso il modello costituzionale vorrebbe essere un modello in cui Presidente del Consiglio svolge soprattutto funzioni di organizzazione, ma le decisioni sono del Consiglio dei Ministri e si passerebbe invece a un modello in cui è chi prende le decisioni, chi è stato votato dal popolo e tutti gli altri sono lì a eseguire a seconda del settore di cui si occupano. Io volevo tornare un attimo al nostro podcast, perché tu ricostruisci, e adesso lo sentiamo, il sistema in cui venivano allocate, stabilite, fissate, divise le tangenti. Ascoltiamo un attimo questo breve audio. Quanta documentazione abbiamo trovato? Abbiamo trovato, in un caso, un'impresa di una certa rilevanza, cioè una grossa impresa. Abbiamo trovato proprio il libretto, era un'agenda, no? Che era il libretto dei tangenti, cioè c'erano registrate a mano tutte le tangenti pagate per i vari lavori che erano stati vinti da quell'impresa. Abbiamo trovato un documento che riguardava la distribuzione dei lavori tra le varie imprese da effettuarsi in tutti gli ospedali della Lombardia. Per ciascun ospedale era indicata la percentuale dei lavori che andava a questa piuttosto che a quella, piuttosto che a quell'altra impresa. Abbiamo chiesto quasi 700 volte assistenza giudiziaria ad altri paesi per poter avere documentazione, soprattutto bancaria ma anche societaria, che riguardava il pagamento di tangenti relativi a affidamento di lavori in Italia, sui quali erano state pagate le tangenti. E non è che tutti gli stati poi ci abbiano sempre risposto, la percentuale credo che sia stata del 60% circa, purtroppo, perché evidentemente le scelte delle magistrature e dei governi dei paesi a cui chiedevamo questa documentazione, delle volte sono state le scelte di copertura. Saprei che esistono i paradisi fiscali e i paradisi fiscali sono piuttosto refrattari a fornire documentazione. Però
tutte le volte che ci arrivava un conto corrente, noi da una corruzione ne scoprivamo chissà quanto. Ecco, tu racconti a un certo punto prima che in realtà molte di queste cose si sapevano, un po' si conoscevano, ma non si era mai riusciti a entrare in merito. Non credo che sia stato, non lo so, questo magari ci dirai tu, l'elemento scatenante di Mario Chiesa. È successo qualche altra cosa che ha permesso di entrare dentro i cassetti del potere? Sì, ma in effetti si entrava, si aprivano i cassetti del potere. Anche prima, delle volte, se ti impegnavi molto, però non c'era niente da fare. A un certo punto il cassetto si chiudeva improvvisamente e tu ci lasciavi dentro anche qualche dito. Personalmente mi è successo con la P2, mi è successo con i fondi neri dell'IRI. Tangentopoli sarebbe stata scoperta 10 anni prima se le indagini su Mani Pulite, sulla P2 fossero rimaste a Milano. 8 anni prima se le indagini sui fondi neri dell'IRI fossero rimaste a Milano. Perché? Perché esisteva una coerenza e non era proprio, cioè, questo mi conferma, a proposito di quello che dicevo prima, non c'era una lotta di classe, c'era proprio una specie di consociativismo nascosto al quale rispondevano gli imprenditori, rispondevano i politici e rispondevano anche i magistrati. Guardate, non c'era bisogno di fare un patto per questo, no? Perché era una cosa naturale. Era naturale che nei cassetti del potere non si guardasse. E se qualcuno ci guardava, succedeva qualcosa che lo impediva. Perché era così? Perché, insomma, quante persone che svolgevano delle funzioni di rilievo allora, anni 80, inizio anni 80, arrivavano, si erano formate durante il fascismo. O avevano avuto insegnanti che si erano formati durante il fascismo, avevano trasmesso un pochino questa idea, no? Che non... risponde anche a questa logica, proprio un moto quasi di scandalo, di una persona a cui prima di cominciare l'interrogatorio, era una persona molto informata su tante cose, gli ho chiesto, ma lei a proposito di quelle indagini che riguardano, non ve lo dico, secondo lei lì è stato corrotto qualcuno dei miei colleghi? E quello mi ha guardato con uno sguardo come dire, ma lei è pazzo. E mi ha detto, ma dottore, ma cane non mangia cane. Era così, no? Forse per certi versi, chi lo sa, è così anche adesso. Ma come dicevi, adesso per quel che riguarda economia e politica, anzi, possiamo dire che sono molto spesso sovrapponibili, no, i due mondi. Però anche allora si faceva molta, molta, molta fatica, perché da tutte le parti ci si copriva a vicenda. Poi cosa succede? Succede che cade il muro di Berlino. Allora, io credo che sia necessario pensare che tutti noi, quando compiamo un'azione, salvo casi molto rari, pensiamo di essere nel giusto, anche quando commettiamo un reato, no? Cioè, secondo me, bene o male ciascuno di noi, anche un piccolo reatino ha commesso. E nei confronti di se stesso ha la giustificazione. Lasciamo perdere un attimo i reati. Sicuramente tutti noi abbiamo messo la macchina in divieto di sosta qualche volta. E ci siamo prima giustificati, prima di lasciarla. Sì, perché dovevo andare in farmacia, perché avevo fretta, perché c'era il bambino che frignava, qua là, su e giù, eccetera, eccetera. Allora, anche per l'atteggiamento che allora si assumeva nei confronti di queste cose, ognuno aveva la sua giustificazione. E allora la giustificazione, direi, quella che si portava dietro tutto, era che
beh, se non ho i soldi per fare la politica di contrasto al comunismo, arrivano i comunisti. E dall'altra parte, se non ho i soldi per arrivare, qui la rivoluzione poi in Italia lasciamola perdere, perché non c'è mai nessuno mai, ovviamente, secondo me, di fare una rivoluzione. Però anche soltanto di attuare la Costituzione, beh, non ci si arriva mai. E cade il muro e cade questa giustificazione, perché non c'è più. Non c'è più il comunismo e quindi non c'è più, arrivano i comunisti. E non c'è più neanche arriviamo. E quindi da quel momento, attenzione, per un breve periodo che io considero di una decina d'anni, non tanto di più, forse anche meno, per un breve periodo la magistratura no. La magistratura, perché è successo a Napoli, è successo a Bari, è successo a Venezia, è successo anche in altri luoghi. Non mi ricordo in regioni amministrate dall'ex Partito Comunista. Però è successo in tanti altri posti, è successo che si sia potuto investigare. Poi passa il tempo e il potere si riorganizza e allora i cittadini ci mettono del loro, perché cominciano a non sopportare questi qua che vanno a vedere anche quello che faccio io, insomma non è veramente sopportabile, basta. E allora cominciano le leggi, il falso in bilancio che dimagrisce fino quasi a sparire, la prescrizione che si dimezza e queste cose qua. E si torna a prima con la differenza che il finanziamento illecito sostanzialmente o scompare o prende delle altre strade. Se io sono padrone di un partito non ho bisogno di finanziarlo illecitamente, perché è sotto gli occhi di tutti che quel partito è mio. No? E nello stesso tempo vediamo quanto la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, pensate che struttura avevano, sia l'uno che l'altro partito. Pensate a quanto costava questa struttura. Adesso i costi saranno un centesimo, ma forse neanche. E allora questo meccanismo, il finanziamento illecito che giustificava la corruzione, che era giustificata da ragioni politiche, o arrivano o non arriviamo, non ha più una ragione d'essere che non sia quella ragione, direi, della soddisfazione di parte, no? Che diventa, provate a guardare, a me piacerebbe fare una riflessione approfondita sulla volubilità dell'elettorato. Perché nel giro di pochissimi anni siamo passati da un 40% del PD e poi improvvisamente a un 35% dei 5 Stelle e poi in corso d'opera a un 30% della Lega e poi ancora a numeri simili di Fratelli d'Italia nel giro di 10 anni. E provate a guardare fin dietro, non è mai stato così. Allora cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che i partiti, cioè non possiamo neanche, diciamo i movimenti, ma che così sono un pochino, non costituiscono più dei punti di riferimento, dei punti di riferimento veri, dei punti di riferimento costanti. Perché? Perché mancano dei momenti, dei poli di attrazione che consistono nei contenuti. Non ti ho risposto? Hai detto tutt'altro, ma va bene. No, ti ho detto che devi un po' di Berlino. No, volevo chiedere a... non l'ha capito, adesso è la volevo chiedere a Luigi, se nelle tue inchieste, no, continue, eccetera, individui, recepisci che in questo momento, in questo periodo, ci sia meno attenzione, o meno corruzione, meno indagini, no, meno sensibilità sociale oggi, oppure ci sono altri motivi per cui queste cose non vengono fuori, non se ne parla? Non...
insieme ai due motivi che già accennavo prima, quello di natura grande economica e quella di percezione della gente di avere altre emergenze rispetto alla illegalità, c'è un ulteriore terzo fattore, secondo me, che in questo momento è poco propizio all'emergere di fatti di corruzione, ed è il fatto che l'azione della magistratura viene percepita, a torto o a ragione, secondo me, a torto, ma non conta questo, come un freno a il dispiegarsi di quell'iniziativa economica che in questo momento sembra avere la priorità a motivo delle crisi che ci sono state dal 2008 in poi, quindi prima Lehman Brothers, poi il Covid, adesso le due guerre, e quindi tutte le volte che c'è un intervento della magistratura scatta la litania, ma vedi, l'abuso d'ufficio, la paura della firma, la magistratura che paralizza le pubbliche amministrazioni, non fa fare le grandi opere, è come se venga accordato un privilegio sempre di base al dispiegarsi dell'azione economica o politica a dispetto delle funzioni di controllo. E questo secondo me è possibile perché mentre è, diciamo, molto vivida l'impressione che in ciascuno di noi nasce quando appunto sei borseggiato, non è altrettanto vivida l'impressione del danno che ciascuno di noi riceve, molto più ingente, dalla corruzione. È questo difetto di percezione che rende possibile, diciamo, l'attuale situazione di scarsa considerazione di questi argomenti, che ci fa ritornare un po' a un'epoca non lontanissima, peraltro, successiva a Mani Pulite, nella quale quello che era all'epoca il precursore, diciamo, dell'ANAC, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, cioè il SAE, il Servizio Anticorruzione, aveva un presidente che un anno, nel 2010, nella relazione, scrisse proprio che la corruzione non era un problema se non per qualche professore della questione morale. Ecco, adesso più o meno siamo un po' arrivati a quel punto, perché l'azione dei magistrati viene sostanzialmente percepita come un freno. E poi anche perché, su questo chiudo, ritornando un secondo su quello che diceva prima dottor Colombo, e anche perché onestamente a livello di categoria i tuoi colleghi hanno eroso una parte del capitale di credibilità che era stato costruito in quegli anni, e a cominciare dal fatto che a eroderne un bel mucchietto oggettivamente è stato Di Pietro, con il modo col quale si dimise. Nel podcast voi troverete questo passaggio storico, è trattato, consentimi, con grande eleganza, diciamo, forse anche eccessiva, perché magari non consente a tutti di percepire lo strappo che avvenne all'epoca. Cioè, quelle dimissioni, se voi sentite la lettera, le parole di Di Pietro, insomma, contrastano veramente con la realtà che era sottostante, cioè col fatto che lui, poverino, era sotto scacco di un'ispezione intimidatoria, preannunciata nel momento in cui era segreta per tutti, da colui che l'aveva sostanzialmente avviata, ma una ispezione intimidatoria rispetto alla quale lui mantenne il silenzio sottostando quella intimidazione, devastando quello che era l'equilibrio di quegli anni. Allora su questo, siccome prima prendevo in giro Danco dicendo che giustamente hanno chiamato questo podcast I segreti di Mani Pulite, anche se oggettivamente non ci può essere, non so, non credo una rivelazione nuova dopo 30 anni, però invece voglio chiedere a Colombo se, non immagino una rivelazione, ma c'è mai stata un'occasione, non so se nella famosa cena che so avete fatto uno o due anni dopo, in cui questo specifico aspetto l'avete trattato voi altri del pool con Di Pietro? Beh, questo specifico aspetto l'abbiamo trattato, sì, in quella cena, io non mi ricordo, siccome di queste robe qua parlo che non ne posso più veramente. Sì, sono 31 anni che parlo di queste robe, ma perché? Per questo abbiamo fatto il podcast, così non è detto. Sì, no, infatti adesso siamo qua a parlare di quello, giusto perché abbiamo fatto il podcast. Allora, cosa succede? Succede che
poco dopo le dimissioni di Antonio Di Pietro che si verificano a dicembre del 1994. C'è una trasmissione televisiva, un po' di quelli lì, che è condotta da Michele Santoro, in cui a un certo punto sta parlando di queste cose, telefona Berlusconi e dice che lui sa per certo che Di Pietro non era d'accordo alla emissione dell'invito a comparire, quello che poi è comparso sui giornali, avete in tanti l'età per ricordarvi queste cose, mi sembra, purtroppo per voi. Sì, io sono più vecchio di voi, quindi consolate. Allora, siccome non era assolutamente vero, io chiamo Antonio e gli dico, guarda che c'è Berlusconi che dice queste robe qua, telefona anche tu in trasmissione e di che non è vero. E lui dice, sì, però guarda, io sono in macchina qua, prende, non prende, eccetera, ma vai, non gli telefono. Telefono a Saverio Borrelli e gli dico, guarda, non so se stai sentendo. Lui fa, sì, certo che lo sto sentendo, ho telefonato a Di Pietro e gli ho intimato di chiamare Santoro. Non l'ha chiamato. E perché non l'ha chiamato? Non l'ha chiamato perché evidentemente non poteva dirlo. E perché non poteva dirlo? Abbiamo fatto una cena. Una cena per quello che era nota come la cena dell'arrosto, la cena me lo ricordo. Sì, ma perché allora bastava, vabbè, lasciamo perdere. Era una vita difficile per certi aspetti. C'eravamo tutti quelli dell'epoca. E non siamo riusciti a dire proprio niente. E lì c'erano le cose che a livello disciplinare magari sarebbero per costare a Antonio Di Pietro, anche magari sotto il profilo della forma, restituire così come ho letto, perché poi non lo so, con lui non ne ho mai parlato, restituire cos'era, 100 milioni di lire in contanti in una scatola di scarpe. Sì, lui poi diceva questo che non era venuto in questi termini, ma lì il tema non era tanto dove, in quale sì. Oggetto deve essere restituito, ma il fatto che Ataghi era comunque una persona, diciamo, di un ambiente... No, certo, e ci arrivavo, cioè era il significato di un insufficiente distacco, diciamo così. Magari anche soltanto apparentemente, magari anche soltanto apparentemente, su cui qualcuno ha giocato, e evidentemente è stato capace di intimidire molto attraverso i suoi giochi. Perché una settimana prima, 10 giorni prima che si dimettesse, una cosa del genere, insomma poco prima che si dimettesse, noi abbiamo fatto ci siamo visti per decidere in che modo procedere, direi che era forse tra i più insistenti nel fare magari, non mi ricordo la data, cercava di stabilire la data. L'occasione a quale poi, a proposito del quale Borrelli testimoniò in tribunale a Brescia, che Di Pietro gli avrebbe detto a proposito dell'interrogatorio di Berlusconi, futuribile dopo le sì. Consiglio di garanzia, lo faccio io quello lo so. Sì, sì, ma era previsto che l'avrebbe fatto lui, l'interrogatorio lo faceva sempre lui, era bravo e poi gli piaceva. No, vabbè, era bravo adesso che è stato poi. Era previsto che sarebbe stato lui. E invece a un certo punto, improvvisamente, cosa succede? Succede che il difensore di Berlusconi, se mi ricordo bene, aveva una indisponibilità o era indisposto. Quindi rinviamo di qualche giorno l'interrogatorio. Prima che arriviamo all'interrogatorio, Antonio se ne va. Vabbè, questo a proposito dei segreti di Manico. Bene, allora, segreti li abbiamo tirati fuori all'ultimo. No, ce ne sono tantissimi segreti. Ma però tutti gli altri li potete ascoltare in parte sul podcast e altri poi ve li diremo il prossimo anno sempre Book City. Io vorrei ringraziare il nostro prosper producer,
che è Diego Minac, la voce di Manfredi Mo e Gerardo Colombo innanzitutto, Luigi Marella, Radley Sound e tutti voi che siete venuti qui ad ascoltare in persona e poi nel podcast a partire da domani su framecultura.it. Grazie. Grazie, siamo più bravi.